E perché Raffaele Casalano, io sono in apprensione, perché c'è un grande a fianco a me che è Franco Simone, col quale condivideremo veramente una parte del Locomotive 2013 bellissima, cioè proprio fatta di amore, devo dire amore artistico, amore fraterno, non lo so, mi sento veramente
in grande forma a fianco a Franco per questo progetto che faremo il 4 agosto. E sì, ritorna in maniera, come dire, in punta di piedi il locomotive. Io penso, lo immagino sempre così, che l'inverno lui dorme, no? Poi arriva verso maggio che si granchisce un po', poi si inizia a guardare allo specchio, si guarda, si sistema e poi ad agosto sale sul palco e quindi lo stiamo aspettando. Lui è talmente innocente nel suo talento, è talmente che non gli si può dire di no, insomma, per cui credo che sia una cosa bella, perché poi la gente recepisce quando c'è un reale affiatamento, quando c'è una reale voglia di fare, di incontrare la gente. L'esperienza del villaggio noi la immaginiamo come un'esperienza multisensoriale, dove in qualche modo il pubblico all'ingresso già avrà percezione di tutto quello che sarà poi la serata, e man mano che percorrerà questo tragitto fino ad arrivare alla sua comodissima poltrona, avrà la possibilità di attraversare quell'esperienza fatta di odori, colori, sapori, che lo porteranno sicuramente ad avere uno status di sicura serenità. Volevamo distinguerci un attimino e coinvolgere tutti coloro che in qualche maniera investono sul territorio Puglia, cosa fondamentale, come fanno i ragazzi del Locomotive Jazz Festival, persone magnifiche che hanno coinvolto noi ma coinvolgono benissimo anche il pubblico. Abbiamo cercato di trasferire quello che è il villaggio dei cinque sensi, quindi questo progetto, in una realtà poi multisensoriale, quindi i cinque sensi devono essere investiti non solo l'udito, quindi la musica, ma tutto il resto, l'olfatto, la vista, quindi soprattutto la vista è quella che a noi interessa, perché lo spettatore che arriverà alla piazza di Sogliano Cavour quest'anno si troverà in uno scenario nuovo, un teatro a cielo aperto. Ho pensato a una serie di arcate dove poi verranno rappresentate le aziende che hanno sposato quest'anno anche la causa del Locomotive Jazz Festival. Non è proprio una sorta di una pubblicità massificata. Noi abbiamo voluto quest'anno con questo villaggio dare un esempio di raccontare i partner in una maniera artistica. Solo de penas mudas y golpes.